Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Ropes, KBX, www.raptor4x4.it. Traction 4x4, azienda leader nella vendita di prodotti di alta gamma per fuoristrada. Sul sito www.traction4x4.it troverai un catalogo completo di prodotti, novità e tante offerte. Acquista direttamente online e ricevi comodamente a casa tua i migliori prodotti per il tuo 4x4. Amici di Offroad, siamo giunti all'ultimo appuntamento, almeno per quest'anno, per questa prima edizione del trofeo regionale Trial 4x4 Lazio by FIF. Ancora una volta siamo a Tecchiena d'Alatri, provincia di Frosinone, dove però oggi sono state predisposte tre nuove divertentissime prove. Sono tanti gli equipaggi che hanno aderito alla manifestazione in questa giornata, scopriamo come sta andando e qualcosa in più. Oggi siamo qui a Tecchiena per disputare l'ultima prova del trofeo regionale Trial Lazio in una location dove non ci sono ostacoli naturali ma ostacoli artificiali. Abbiamo realizzato infatti una serie di buche con delle difficoltà a seconda delle categorie delle auto. L'affluenza è stata abbastanza buona perché rispetto all'ultima prova abbiamo avuto anche un numero crescente di partecipanti e con un grosso divertimento anche e una buona anche partecipazione del pubblico che ci ha onorati della presenza andando qui a presidiare le diverse prove. Le prove oggi sono state tre, sono state allestite diverse porte secondo delle categorie delle auto. Allora iniziano le prove, vediamo Ugo che si accinge alla prima prova. Siamo giunti, purtroppo, ahimè devo dire, alla quarta ed ultima tappa, ultima prova di TRT FIF Lazio. E ci troviamo oggi a Tecchiena di Alatri, dove è stato allestito dal club Igor 4x4, il club organizzatore appunto, una splendida prova, diciamo in area naturale, con ostacoli costruiti. Che significa ostacoli costruiti? Ovviamente buche realizzate
mantenendo quanto più prossimo al percorso naturale che abbiamo qui ricavato in questo boschetto. Le tre prove che sono state realizzate sono molto carine, molto tecniche e devo dire anche abbastanza impegnative, data dal meteo. La pioggia ha contribuito tantissimo a rendere il terreno terra rossa, quindi scivolosissima, rendere gli ostacoli abbastanza insidiosi per i partecipanti, che sentite un pochino tutte le varie impressioni, si stanno divertendo tantissimo. Dicevo, purtroppo giunti alla fine, perché è stata un'esperienza 2018 veramente intensa, con un crescendo graduale sempre delle varie prove. Equipaggi che comunque hanno partecipato attivamente, assiduamente e con molto entusiasmo a questo che gli è stato proposto dai quattro club, che vorrei ripetere, e quindi a loro un grandissimo ringraziamento, a partire dal primo organizzatore fino al club attuale di oggi. Quindi Club Tortuga 4x4, Aquilotti 4x4, Dimensione Fuoristrada e infine oggi Igor 4x4. Risultati. Che cos'è? È lo specchietto. E che cosa è successo? È successo, abbiamo preso un albero, guarda. Manca un pezzo. Era piccolo, non era. Era piccolo, non è colpa mia. Colpa del navigatore che non mi ha dato la dritta esatta. Purtroppo è questo che capita nel fare queste gare. Ma com'è andata la prova? Non lo so adesso. Ha fatto un navigatore contro il navigatore, ma non c'è il navigatore. No. La colpa del navigatore, anche che è grande, anche se è grande, number one. Perché fare parte dell'Igor come club? Perché hai scelto Igor tu? Perché siamo un gruppo di amici, affiatati da anni e niente, continuiamo negli anni sempre questo percorso, sembra che ci riusciamo abbastanza bene. Ecco qui, si vedono i risultati. In questa gara abbiamo avuto abbastanza persone che hanno partecipato, anche se molti equipaggi hanno avuto problemi con le auto e qualcuno non ha potuto partecipare, ma pazienza, insomma. Siamo onorati perché questa è stata la finale, siamo onorati, insomma, di aver organizzato la finale, e quindi ringraziamo per questo il delegato in prima persona, la Federazione Italiana Fuoristrada, tutti i nostri praticamente iscritti. E vorrei dire un ringraziamento ad Augusto Gabrielli, che è stato un po' l'ideatore del tutto e che ci ha seguito passo passo per arrivare a questo traguardo. Abbiamo lavorato tutti insieme tantissimo per organizzare questo campionato. Ringrazio tutti i miei collaboratori, i ragazzi, e siamo tutti soddisfatti di questa manifestazione. E ci rivedremo il prossimo anno. Allora, l'idea del cambio di location è stata del presidente e invece... Sì, ma in realtà il cambio è stato, diciamo, motivato innanzitutto per non riproporre quasi gli stessi percorsi e poi per avere, dato che siamo insomma in un periodo dell'anno, siamo nella finale, abbiamo raccolto un po' tutto, così abbiamo tutte le tre prove una vicino all'altra, e a livello organizzativo era sicuramente più agevole per noi organizzatori.
Pippo, il grande navigatore di Pippo. Non è... Pippo, fai una presentazione. Come stai andando la tua prova? Abbastanza bene, fino ad ora tutto bene. Hai già fatto tutti e tre i percorsi? Sì, adesso stiamo facendo a senso inverso. E che differenze ci sono tra l'uno e l'altro? Quale ti è piaciuto di più? Beh, ancora devo vedere l'inverso, però penso che sia più bello a senso contrario. Perché? Forse è più difficile. Allora, che aspettative hai per questa giornata allora, a livello di classifica? Allora speriamo almeno di arrivare ai primi primo o primo secondo. I concorrenti si stanno sfidando come sempre agguerriti, c'è chi deve confermare le prestazioni precedenti andate bene e chi logicamente tenterà di migliorare le sue per saltare gli altri in classifica. Li ho visti tutti ben agguerriti e battaglieri. Speriamo che la giornata ancora tenga, anche se si sta facendo nuvoloso. Nel prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio. Quest'anno possiamo essere più che soddisfatti, essendo il primo anno che è ritornato il trofeo Trial nel Lazio, sperando in futuro di avere anche più club organizzatori, di conseguenza anche più partecipanti. Cercheremo delle collaborazioni con altri club, con altre delegazioni, vedremo insomma cosa riusciremo a fare. E sicuramente già stiamo lavorando al prossimo anno, ci sono i presupposti per riuscire bene come quest'anno migliorandolo. Siamo fiduciosi che venga voglia anche ad altri concorrenti appassionati di fuoristrada di iniziare questa disciplina. Speriamo che tutti quanti insieme riusciremo anche il prossimo anno a dare un trofeo all'altezza della Federazione Italiana Fuoristrada, che come sapete quando si parla di fuoristrada è la federazione principe. Poi oggi in realtà è l'ultima prova diciamo sul campo, però poi effettivamente ci sarà una grande festa conclusiva, giusto? In cui saranno premiati gli effettivi vincitori del trofeo. Ci sarà questa, chiamiamola festa, ma è un giusto riconoscimento a piloti e navigatori che hanno fatto sì che questo trofeo sia stato bello ed appassionato. Di fare la prova, levatevi ragazzi. Col sorcio in bocca alla televisione Verità è anche questo. Come sta andando quest'ultima giornata di Trial, di trofeo Trial? Diciamo che era andata discretamente bene, poi abbiamo fatto un salto di una porta che ci ha penalizzato. Comunque, tutta la manifestazione, non solo questa, è stata una cosa meravigliosa. Bella esperienza. Una grandissima, bella esperienza, veramente notevole. Speriamo che il prossimo anno tutti i vari club interessati e qualcun altro possa ancora cioè partecipare in maniera maggiore. E poi niente, noi facciamo parte del Master Road, il nostro club che conta tanti iscritti, quindi invito tutti gli amici e soci del nostro club a partecipare, è veramente una cosa spettacolare. Ma cosa rende spettacolare una manifestazione come questa? Innanzitutto l'amicizia che c'è fra tutti i club, e questa secondo me è la cosa principale, perché ci siamo, nonostante la competizione, ci siamo fatti veramente una marea di risate, siamo stati felici. E poi la tecnica di guida in fuoristrada, che è una cosa che cambia totalmente rispetto ai raduni, rispetto alle uscite di club.
E tra voi due chi è che guida e chi è il navigatore? Io guido. Il pilota è lui, Andrea, che è mio nipote e viene con me da 10 anni, esattamente. E avete aspettative per la classifica di oggi e anche quella generale? Quella di oggi purtroppo è stata penalizzata, eravamo secondi fino a questa ultima prova in classifica generale, però sicuramente questo ci ha penalizzato, è stato un mio errore. Staremo a vedere, comunque ancora non è finita. Il mezzo è un Defender 90 DD4 anno 2008, preparato e allestito da Simone Galli, autofficina Multicar. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Fortechnic è il rivenditore ufficiale dei migliori accessori per fuoristrada. La qualità muove la nostra passione. Via la ragazza aumentata, che... forse arrivo più tardi. E tu solitamente hai una compagna, un navigatore, com'è sì, stare sempre sola? Abbiamo cominciato con la navigatrice insieme, poi oggi non se la sentiva, quindi partecipo da solo. Ma c'è maggiore difficoltà stando da solo? Sì, ovviamente il navigatore aiuta parecchio. E quindi com'è andata adesso senza di lei? E diciamo bene, fra virgolette, a parte quell'errore là della buca, diciamo bene, dai. Va bene, a dopo, grazie. Oltre al mio ringraziamento da delegato, vi porto anche il ringraziamento ufficiale della Federazione Italiana Fuoristrada nella figura di Marco Pacini, che ringrazia tutti i partecipanti e il quale è molto, molto contento di questa disciplina che abbiamo riavviato anche nella Regione Lazio. L'obiettivo per il prossimo anno da parte nostra e del coordinatore ovviamente è quella di portare avanti il trofeo, migliorando sempre di più quelle che sono quelle che è la specialità, le prove ovviamente. Cercando di avvicinare sempre di più anche nuovi appassionati per il trial. E ci saranno novità anche di rapporto con le regioni limitrofe, che è l'obiettivo che ci siamo posti. Pertanto il mio è solamente un saluto per un rimando breve al prossimo anno per avere tutti quanti nuovamente e seguiteci sempre. Grazie a tutti, un ringraziamento, ciao! Ciao! Che cosa è successo? Niente, devo rigonfiare le gomme. Come è andata oggi? Benissimo. Che aspettative hai per la classifica? Sto fra i primi tre. Lo sai? La classifica del giorno ma generale? No, del giorno. E quella generale? Quella nuova. Come ti sono sembrate queste prove di oggi? Bene, siamo divertiti. Avevano particolari difficoltà? No, tutto tranquillo. Grazie. Ok, ciao.
si conclude quindi oggi questo TRT regionale con quest'ultima prova, ma avremo sicuramente modo poi di organizzare l'ultimo incontro per nominare quelli che sono i vincitori del trofeo regionale. Il prossimo anno già abbiamo in mente diverse soluzioni anche per migliorare sia l'affluenza dei partecipanti, ma anche un po' affinare l'organizzazione, contando che dell'esperienza che abbiamo acquisito in questo primo anno. Per quanto riguarda poi il discorso organizzazione, sempre legato al prossimo anno, dobbiamo dire che abbiamo idea di aumentare anche il numero delle prove, coinvolgendo soprattutto qualche altro club, questo per fare in modo che ci possa essere una maggiore partecipazione, che questa specialità fuoristradistica possa ottenere un maggior successo, ma anche una maggiore attenzione da parte dei diversi fuoristradisti, non solo del Lazio. Abbiamo infatti cercato una collaborazione anche con i club campani, perché c'è adesso un trofeo regionale Campania che si disputerà anche il prossimo anno. Abbiamo cercato anche di coinvolgere questi club campani proprio per facilitare una partecipazione sia dei nostri equipaggi al loro trofeo, sia degli equipaggi dei club campani al nostro trofeo. Questo probabilmente potrà portare in futuro anche ad un campionato Centro Lazio, qualora si riuscisse a ottenere, ad avere un numero di partecipanti consistenti. Questo è un po' l'obiettivo che possiamo definire a medio termine, perché il prossimo anno i due trofei saranno ancora separati, ma ciò non toglie che poi nel 2020 si possa unificare tutti e due i trofei. Oltre a questa novità cercheremo il prossimo anno anche di adeguare il regolamento per fare in modo che possano essere inserite anche vetture con delle trasformazioni che attualmente non sono contemplate nel regolamento che abbiamo e seguiamo da parte dei trofei regionali. Quindi un trofeo trial regionale che è di successo e che ambisce a diventare interregionale, a crescere insomma sempre più. Ma tornando invece al presente, oggi qual è il club che ospita quest'ultima prova? Allora, il club Igor 4x4 è il club che praticamente ha organizzato quest'ultima prova, che ha curato tutta la preparazione del percorso e tutto quello che ovviamente ha permesso ai partecipanti di trascorrere una giornata in piena allegria, perché qui non manca tutto, dal ristoro all'organizzazione, alla presenza anche di personale sui percorsi. Diciamo che tutto è stato curato nei minimi dettagli. I ragazzi dell'Igor 4x4, che ovviamente fanno parte di uno dei quattro club organizzatori del trofeo, hanno lavorato sodo anche per allestire e preparare quest'area, disboscando tutta la zona e ovviamente facendo in modo che potessero essere allestite delle prove valide per tutti i veicoli partecipanti. In vista della crescita del futuro, vogliamo ricordare, essendo appunto oggi l'ultima giornata, tutti e quattro questi club che hanno permesso di sviluppare questo bellissimo certo, trofeo? Certo, quest'anno noi abbiamo avuto quattro club organizzatori: Aquilotti 4x4, Igor 4x4, Club Dimensione Fuoristrada 4x4 e il Club Tortuga. Sono i quattro club organizzatori, poi abbiamo avuto anche dei club di supporto che praticamente, pur non essendo stati organizzatori, però
ci hanno supportato dandoci una grossa mano anche con la partecipazione di commissari di percorso, di capi prova come il Road Runner, un club che praticamente si è dimostrato molto molto sensibile a questa specialità fuoristradistica, assicurandoci sempre una presenza costante nel corso di questi quattro eventi che sono stati disputati per questo trofeo regionale. Grazie. Ok. Fare di meglio. Che aspettative avete per questa giornata? Buoni, il divertimento c'è, diciamo, manca un po' di sole, però è una bella giornata. Come ti sembrano queste prove qua? Abbastanza impegnative. Perché? Dai, c'è un po' di fango, un po' di divertimento, non solo le classi. Numeri a destra, ordine decrescente, 3, 2, 1, via! Ciao. Come sta andando? Ma adesso sta andando bene, non stiamo facendo penalità, niente, tutto bene, ci siamo bene organizzati con la pista, la stiamo studiando bene, un bel percorso, una bella giornata, ecco, stiamo divertendo e niente, passiamo una giornata tra amici, tranquilla, tranquilla. Che aspettative hai per la classifica? Ma per la classifica, e spero di raggiungere un buon punteggio, però qua... E le macchine sono, diciamo, i piloti sono tutti abili, quindi bene o male, e più o meno dovremmo stare quasi tutti uguali. E come ti sembrano queste prove di oggi? Bellissime. Perché? Spettacolari. Perché ci sono delle buche, un po' di prova di abilità, un po' di esperienza, quindi un pilota che ha un po' più esperienza, quindi è un po' più impegnativa. E tu, ecco, hai esperienza? Più o meno, stiamo facendo un po' di esperienza. Che mezzo guidi? Un Suzuki. Suzuki? Un Suzuki Samurai. E si presta a questo genere di prove? Sì, sì, si presta benissimo. L'abbiamo preparato per apposta per queste cose, abbiamo fatto una settimana a lavorarci sopra. In che senso? Che tipo di lavoro avete fatto? Abbiamo alzato un po' le sospensioni, le ruote, abbiamo sistemato un po' la macchina, perché ogni volta che esci fuori qualcosa si rompe, quindi bisogna sistemarle un po'. Prima. Ma anche questo è un aspetto divertente. Sì, è una passione, perché dopo si mangia insieme, si beve, si fa una cosa tra amici. È una cosa, un divertimento, e non è una cosa pesante. Si fa sempre e dopo il lavoro, a tarda sera. E quindi ci vediamo presto per la proclamazione del campione ufficiale del trofeo regionale Trial 4x4 Lazio by FIF in occasione del Gran Galà. Ciao!